Molt bona tarda, molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a aquest primer acte d'aquesta 7a edició del Cornellà Creació. 7 ediciones pueden parecer muchas o pueden parecer pocas, ya sabemos que la noción del tiempo es muy subjetiva. Pero para el equipo del Cornellà Creació significa el momento exacto para darnos cuenta de que estamos en pleno meridiano. Parada obligada para reflexionar, para hacer balance de lo conseguido y para marcar nuevos retos. Nuestra responsabilidad, pues este foro, nuestros invitados y nuestros conferenciantes. 7 ediciones y en alza, incrementando patrocinadores y fidelizando a nuevos seguidores. Y en esta reflexión, permítanme también un apunte, un orgullo. El orgullo de que el Cornellà Creació es un foro económico con prestigio. Se ha ganado un posicionamiento, yo creo que incuestionable. Gozamos del reconocimiento de la prensa económica que nos escribe, nos permite hablar y nos coloca en el panorama actual. Y abren también el Cornellà Creació al exterior. Y somos también culpables, pero culpables entre comillas, de que ponentes de primer orden conozcan Cornellà, la sitúen en el mapa metropolitano. Hago mención de premios Nobel como Joseph Stiglitz o Rigoberta Menchú, economistas como Emilio Ontiveros, Antón Costas o Miguel Sebastián, directivos como Francisco Belil, Rosa García, Isabel Aguirre o Ferran Soriano y políticos como Javier Solana, Felipe González o Ken Livingstone. Y así hasta contabilizar una cuarentena de ponentes y conferenciantes de primer nivel. Hemos construido una historia que, corta o larga, según lo quieran ver, sentimos que acaba de empezar. Con esta fuerza comenzamos la 7ª edición aplicando, como no podría ser de otra manera, la máxima empresarial y más de más I. Investigación, adentrándonos en nuevas temáticas con amplitud de miras, desde la globalización. Desarrollo, desde formatos diversos, porque seguimos creando, e innovación, porque nuestro engranaje sigue en marcha construyendo vínculos y, en definitiva, haciendo ciudad. En esta 7ª edición tenemos alguna novedad. Por primera vez contamos con 3 escenarios. Este, el Auditori, el World Trade Center Alameda Park Cornellà, con el que ya contamos en la edición pasada, y este año recuperamos el Museu Agbar, el depósito del Museu Agbar de las Aigües, el Ágora del Museo. Como viene sucediendo en los últimos años, combinaremos ponencias magistrales, como la de hoy, con debates entre 2 ponentes de renombre. En esta 7ª edición hablaremos de economía, de innovación y de cultura. A continuación les presentamos la agenda de este 2016. Y de esta manera, después de 6 años de trabajo, comenzamos una 7ª edición con las mismas ganas de trabajar y de emprender que en los años anteriores.
Bueno, pues a mí el Cornellà Creación me ha aportado buenas relaciones, buenas experiencias y sobre todo pues pensar en que la ciudad de Cornellà es un centro de negocios y de personas. Yo diría sobre todo dos puntos. Uno, la posibilidad de escuchar a personas muy interesantes de todos los ámbitos y luego la posibilidad también de entrar en contacto con muchas empresas y relacionarse con ellas. Básicamente visibilidad y credibilidad, que es, creo que es un buen espacio de visibilidad para las empresas y también para dar credibilidad a un evento como aquest. Home, para el World Trade Center es una oportunidad de negocio para las empresas de Cornellà y es un fet de poder trabajar y la palabra networking entre las empresas de Cornellà y las empresas que están ubicadas al World Trade Center. Internacional en la transformació del món. Les oportunitats són en l'exterior. Així que... Abrumant. En principio, en este momento, cuanto más... Lo que tienen que explicar, ¿no? Sí, las personas de mucha solera, de mucha transpauta. Probablemente la audiencia nacional debería de... Cornellà Creació, jo crec que és un assumpte molt interessant que s'ha consolidat aquí a Cornellà i és un punt de trobada de tots els empresaris d'aquí de Cornellà i d'aquesta àrea del Baix Llobregat. I a més, els events com a tals, el nivell que tenen és altíssim. Avui mateix tenim una persona de referència en tot el tema de la innovació i nosaltres encantats de participar-hi. Pues sin más dilación comenzamos esta séptima edición. Hoy nos visita un hombre que estuvo en la primera plana de la política italiana e europea. Hablamos de Romano Prodi. ¿Y qué mejor para presentarle que otro italiano, en este caso Roberto Torri, seguidor incondicional del Cornellà Creació? Torri es el director de Relaciones Institucionales y Corporativas de Ferrero Ibérica, firma que se estrenó en la pasada edición como nuestro patrocinador y a la que desde aquí le agradecemos que este año siga con nosotros. Y aprovechamos también esta ocasión para agradecer una nueva incorporación como patrocinador en este año, hablamos de Telefónica. Profesionalmente, Roberto Torri siempre ha estado vinculado al mundo del marketing y de la comunicación. Trabajó en empresas como Colgate Palmolive, American Express o el grupo internacional de comunicación BBDO. Desde 1988 trabaja para el grupo Ferrero, antes en Luxemburgo, y desde 1990 ya en nuestro país. En Ferrero Ibérica ha ocupado posiciones en el área del marketing y focalizando su actividad en el desarrollo de nuevos productos, así como también trabajando en la investigación de mercado. Desde 2012 desempeña el cargo actual representando a Ferrero Ibérica ante las instituciones, las asociaciones sectoriales y ante los organismos vinculados al sector agroalimentario. Como siempre, tendremos que esperar a después de comer para escuchar la presentación de Roberto Torri y la ponencia de Romano Prodi. Pero como siempre les digo, aprovechen, hagan buenas relaciones y también disfruten de la comida. Gracias. Presentación. Me gustaría agradecer muy especialmente a la organización de Cornellà Creació, que tan amablemente nos ha invitado a colaborar otro año más en este foro. Para mí, en representación de Ferrero Ibérica, es un honor poder presentaros a uno de mis compatriotas más ilustres, Romano Prodi,
una de las figuras políticas y académicas más reconocido dentro y fuera de Italia de los últimos años. A pesar de que su faceta más conocida es la política, empezó a dedicarse plenamente a ello relativamente tarde, a los 56 años, tras casi tres décadas vinculada a la Universidad de Bolonia, de donde es originario, como profesor de Economía Política e Industrial. De ahí que en Italia se le conozca con el cariñoso apodo de Il Professore, el profesor. Su faceta como docente ha traspasado las fronteras italianas, pues ha ejercido como profesor visitante en la Universidad de Harvard y en el Stanford Research Institute. Y además acumula innumerables publicaciones académicas y ha conseguido 39 reconocimientos honoris causa. Aunque ya había ostentado cargo de cierta responsabilidad, como por ejemplo la presidencia dell'IRI, el Instituto per la Ricostruzione Industriale, un ente público italiano que en los años 90 aglutinaba un innumerable número de empresas industriales cuya facturación era una de las más elevadas en el mundo, fue en 1996 cuando empezó su andadura en el escenario político. En mayo de ese año, Romano Prodi fue elegido primer ministro italiano, cargo que ocupó hasta octubre de 1998. Después presidió la Comisión Europea entre 1999 y 2004 y posteriormente el Consejo de Ministros de Italia, concretamente entre 2006 y 2008. Es un europeísta convencido y los que han tratado con él le suelen definir como una persona cercana y amable, y de esto puedo dar fe personalmente. Él mismo se define en un libro entrevista que publicó Marco da Milano como un optimista incurable. En el plano personal es muy conocida su gran afición al ciclismo. En una entrevista con La Nueva Provincia afirmaba que las decisiones más importantes de su vida, personal y a veces incluso política, siempre las ha tomado sobre una bicicleta. Hablando de deporte, el profesor también es aficionado al fútbol y un gran seguidor del Bologna Football Club, uno de los equipos más emblemáticos de la Liga Italiana. Precisamente con el fútbol, Romano Prodi vivió una de sus anécdotas más conocidas. El libro Missione Incompiuta la recoge. En este relato, Romano Prodi cuenta que, cuando presidía el IRI, visitó China por negocios y recibió una petición muy especial de Deng Xiaoping, entonces máximo líder de la República Popular China. Deng Xiaoping le explicó que su máxima ilusión era poder ver jugar a su ídolo, Diego Armando Maradona, en aquella época jugador del Nápoles. Así que Romano Prodi, para tratar de complacer a Deng, inició las negociaciones con el entonces entrenador del Nápoles para traer a Maradona hasta la potencia asiática. Cuando Romano Prodi supo el precio que solicitaba el Nápoles por llevar a jugar a Maradona y al resto del equipo, nada menos que 1.000 millones de lira de aquella época, aproximadamente unos 500.000 euros de hoy, constató que el IRI no se podía permitir un regalo tan caro. Y como él mismo cuenta con cierta ironía, aún recuerda este desencuentro. Hoy, con 76 años, por cierto, muy bien llevado, se dedica activamente a la profesión que más le gusta, la del jubilado activo, que le permite, como él mismo dice, practicar la profesión del fraile predicador. Político, académico, deportista y un hombre de talante y buen hacer. No me queda más que agradecer a Romano Prodi que haya aceptado compartir este tiempo con todos nosotros, lo cual es un placer y un honor. Presidente Prodi, con molto piacere le cedo la parola. Muchas gracias. Buongiorno a tutti, ringrazio davvero per l'invito
Anche perché io a Barcellona ci vengo sempre molto volentieri. Se vi dicessi quante volte sono venuto qui, raccontavo agli amici anche che una delle prime volte in cui venni qui ero brevemente ministro dell'industria per qualche minuto, insomma, no? Nel 1978 e capitai qui a Barcellona per dei colloqui e mi fu annunciato mentre ero qui, senza che io lo sapessi e senza che lo sapesse il presidente della SEAT, che la Fiat vendeva la SEAT. Quindi io mi sono trovato con il presidente Antonianza, si chiamava allora così, e mentre discutevamo sui futuri sviluppi, che entrambi eravamo rimasti senza lavoro. E questo fu uno dei primi. E la cosa si è svolta proprio qui, qui a poche centinaia di metri, penso, perché lo stabilimento SEAT è ieri quando ci sono passato vicino mi è venuto in mente questo antico ricordo. Ma lasciamo stare gli aneddoti. Io vi ringrazio molto di questo invito, ringrazio il dottor Torri della presentazione. Non sono però un santo come mi ha presentato, non credeteci, è stato carino, gentile, ma insomma tutto sommato. Mi ha anche affidato una laurea d'onore in più, ne ho solo 38, ecco. Però posso far tutto, il medico, l'ingegnere, il veterinario, tutte le lauree ad honorem possibili e immaginabili. Quindi se qualche animale sta male, ditemelo e posso fare. Allora, a parte gli scherzi, adesso oggi dobbiamo parlare di questa, di come si è creata questa situazione difficile in cui siamo oggi. Io parto da una riflessione quasi incredibile fino a un paio d'anni fa. Nei convegni, nelle riunioni dei politologi, sento sempre di più rimpiangere la guerra fredda. Qualcosa che mi sembrava impossibile pochi anni fa, no? La guerra fredda, ricordo che era sempre sotto il pericolo della bomba nucleare, si viveva in angoscia. E l'idea che si rimpiangano quei tempi vuol dire che qualche problema l'abbiamo. E l'abbiamo perché l'uscita da quella guerra fredda è stata un'uscita che è avvenuta nel modo del tutto inaspettato. Cioè, caduta l'Unione Sovietica, è iniziato il periodo del cosiddetto monopolarismo, cioè un solo paese al mondo che avrebbe comandato per tutto un secolo. Ricordiamoci che uno dei più illustri scienziati politici ha scritto un articolo intitolato La fine della storia. La fine della storia voleva dire che in tutto il periodo di tempo prevedibile gli Stati Uniti sarebbero stati dominatori del mondo. Questo è durato pochissimo tempo e si è passati quindi dalla prima il bipolarismo della guerra fredda, poi il monopolarismo del breve dominio americano e poi è un mondo in cui potremmo dire che la situazione è molto più complessa e molto meno definita. E perché si è passato così in fretta dal mondo monopolare al mondo multipolare? Le ragioni sono, come sempre in questi casi, un errore da parte del paese leader, e cioè la guerra in Iraq e la guerra in Afghanistan. Non tanto che hanno, queste guerre non tanto hanno annullato la superiorità tecnologica, economica e militare americana, perché gli Stati Uniti restano il paese numero uno di gran lunga nello schema mondiale. In più al potere economico si aggiunge, e a quello militare si aggiunge anche quello finanziario in senso stretto. Ma perché
semplicemente gli Stati Uniti non possono più esercitare il potere che esercitavano prima, per il semplice motivo che la società americana non accetta più di vedere dei morti tornare a casa. Sia repubblicani, siano democratici, non possono più tollerare i sacchi con i cadaveri che ritornano. Questo ha cambiato radicalmente la situazione militare nel mondo, perché voi sapete che le guerre non si vincono coi droni o coi bombardamenti, ma solo con gli scarponi. E nella situazione di oggi abbiamo questa America iperpotente, ma che non vuole, non può, nello stato attuale, usare gli scarponi. E, ripeto, rimane il numero uno nell'economia, rimane il numero uno nella finanza, numero uno nell'economia vedremo poi con un'Europa che in teoria la uguaglia, ma non si è liberato di una terribile eredità di un decennio difficile. Di fronte a questo aspetto abbiamo un ascendente come la Cina, che quando Fukuyama scrisse il libro, scrisse l'articolo sul dominio fatale degli Stati Uniti, ancora non manifestava la propria potenza, ma che è cresciuto in modo del tutto inaspettato. Iniziato la rivoluzione cinese solo nel 78, la rivoluzione economica con le riforme di Deng, ha dato risultati grandiosi fino a diventare oggi il secondo paese del mondo e presto, anche con i rallentamenti che vediamo, il primo paese del mondo. Naturalmente, avendo 5 volte gli abitanti degli Stati Uniti, il reddito pro capite è assai inferiore a quello americano. Però dal punto di vista del paese è una crescita inaspettata. Naturalmente con dei problemi molto grossi. Il primo è il problema demografico, cioè la politica del figlio unico ha avuto un effetto al di là di quelle che erano le stesse previsioni, tant'è vero che è stata recentemente riformata, quindi il paese sta invecchiando e questo è uno dei problemi. Pensate che quest'anno le forze e la popolazione in età di lavoro in Cina diminuirà. Quindi voi avete un'idea di come è stato il cambiamento demografico. E poi differenza regionale enorme, c'è una differenza da 1 a 6 tra la regione più povera e la regione più ricca della Cina, che è una differenza molto più forte di quelle che noi abbiamo in Spagna o in Italia fra le province più ricche e le province più povere. Inoltre un problema che sta in questi giorni, secondo me, un'importanza politica molto più forte di quella che non crediamo, che è il problema della corruzione. Cioè il presidente Xi ha iniziato una lotta contro la corruzione che era indispensabile perché il paese sarebbe crollato, ma che sta scuotendo alle basi tutte le strutture economiche del paese. Pensate, parlano gli esperti, che ci sono tra le 120 e le 140 mila persone, non dico sotto processo, ma in qualche modo sotto sorveglianza. E siccome tutti questi sono decision makers, sono uomini di grande responsabilità, voi capite che tensioni questo porta nel paese. Ma soprattutto il paese è nel grande passaggio, è nella grande difficoltà del passaggio fra investimenti e consumi. Un passaggio difficile perché voi potete trasformare l'economia, portarla verso i consumi, se la gente non solo ha il reddito, ma ha la tranquillità di poter consumare. In poche parole, una società dei consumi ha bisogno di un sistema sanitario e di un sistema pensionistico. Per cui
la redistribuzione del reddito con gli aumenti salariali è stata piuttosto forte in Cina, ma non l'aumento dei consumi, perché la propensione al risparmio continua a aumentare, perché la gente ha paura del futuro, non avendo copertura sanitaria e non avendo il sistema pensionistico diffuso. Quindi una difficoltà di questo passaggio. Si parla quindi di un sviluppo che passa, secondo i dati ufficiali, dal 8-9% degli ultimi anni al 7%, nei dati effettivi siamo abbastanza al di sotto del 7%, soprattutto la produzione industriale cresce pochissimo. E c'è però un fatto nuovo, molto importante, che il passaggio al terziario è piuttosto veloce, il passaggio ai servizi è piuttosto veloce. Quindi abbiamo una produzione industriale stagnante, servizi che si espandono, un tasso di sviluppo minore, ma essendo la base maggiore, incide ancora di più sull'economia mondiale. Per cui una crisi di borsa cinese che qualche anno fa non avrebbe portato nessun problema, oggi ha, come avete visto, scosso l'economia mondiale, molto al di là di quello che era la sua portata, perché la borsa in Cina non è molto importante. Nei paesi occidentali il valore dei titoli in borsa è circa il 100, pari al reddito nazionale almeno, in Cina il 15% soltanto. Però ormai il paese è diventato un tal punto di riferimento, e dal punto di vista politico questo nel lungo periodo diventerà, il rapporto fra Stati Uniti e Cina diventerà il problema più importante, no? E gli analisti politici parlano del fenomeno del Peloponneso, cioè il classico caso di una potenza consolidata e di una potenza che sale, che fatalmente vanno in crisi e fatalmente si conclude con una guerra. Gli scienziati politici poi fanno tutte le analisi storiche, ci dicono che su 19 casi della storia, 15 ci sono state delle guerre, 4 no, eccetera, eccetera, ma è chiaro, io mi auguro e penso che non ci sarà assolutamente questa guerra, ma che questo problema della gara del Pacifico riprenderà diventerà il fulcro del lungo periodo della politica mondiale. E lo era 2 anni fa. Ma la crisi del Medio Oriente e la crisi dell'Ucraina hanno improvvisamente, ma secondo me temporaneamente, spostato l'attenzione, ahimè, vicino a noi. E oggi la tensione più forte non è più nel Pacifico, è lì, lì c'è la grande sfida del futuro, ma la tensione di oggi è tutta vicino a noi. E naturalmente è chiaro che io, come avete capito, non ritengo che la Cina crolli, come molti dicono, avrà un leggero adattamento del tasso di sviluppo, ma procederà nel suo cammino e verso quella trasformazione che vi ho detto con maggiore lentezza. Certamente si pone sempre il discorso se la Cina cambierà struttura politica, eccetera, e guardate che il presidente nuovo Xi ha aumentato il potere centrale, non l'ha diminuito, e l'ha aumentato in modo voluto, chiaro, forte. Ha messo sotto di sé, presa diretta, il comando dell'esercito, del partito e del governo, rapidamente tutti assieme. E vedete, in questa fase in cui metà del paese è nel XXI secolo e metà è ancora arretrato, questo accentramento dei poteri è quasi fatale. Cioè, per riassumere, io la situazione cinese di oggi la inquadro in un paragone molto semplice. Voi sapete il romanzo Il Gattopardo, no? Che qualcuno avrà letto, in cui la morale centrale era che quando si è unificata l'Italia i conservatori di Palermo si sono immediatamente adattati, e la frase del libro era: bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga uguale, no?
In Cina è l'opposto del gattopardo, bisogna che tutto rimanga fermo perché tutta la società possa cambiare. Tale la complessità della società cinese e noi dobbiamo abituarci a questa interpretazione mentale perché purtroppo, fortunatamente, non do un giudizio etico, no, ma durerà un adeguato numero di anni, proprio perché l'ossessione dei cinesi è Gorbaciov, cioè attenzione che non capiti come nella dissoluzione dell'Unione Sovietica. Quando parlate delle riunioni, questo è quello che sempre salta fuori. Ecco, quindi allora questo. Ma vi dicevo, il Pacifico tornerà a essere il centro della nostra politica. Per un poco l'attenzione si è spostata verso di noi, anche perché è successo un fatto nuovo. Cioè, proprio nel momento della maggiore crisi economica, la Russia è ritornata a essere potenza globale. Un fatto quasi incredibile, perché la Russia ha dei grandi problemi da un anno e mezzo e già ne aveva prima. Problema prima di tutto di popolazione. Pensate che la Russia ha 145 milioni di abitanti, a metà del secolo saranno poco più di 100 milioni. Quindi perderà 40-45 milioni di abitanti. La Siberia, cioè dagli Urali a Vladivostok, sono 45 milioni di persone e arriveranno a essere 25. Quindi un paese che ha dei problemi, la vita media è estremamente bassa, una differenza di vita media fra maschi e femmine è più alta di qualsiasi parte del mondo, no? Con la mortalità maschile precoce, eppure è quel paese che dà le carte in tutto il Medio Oriente, perché nella situazione di tensione del Medio Oriente è l'unico arbitro che da un lato può appoggia l'unico esercito, gli unici scarponi che ci sono in Medio Oriente, cioè l'esercito di Assad, e dall'altro lato è contro il terrorismo, mentre noi, gli americani, eccetera, abbiamo contro l'avversario del terrorismo, che è un avversario comune, ma non abbiamo una tensione anche con Assad. Per cui, alla fine di questa analisi, io vi dico chiaramente che i problemi che noi abbiamo in Siria, e poi vedremo conseguentemente anche in Libia, eccetera, possono essere risolti solo con un accordo fra gli Stati Uniti e la Russia. Se non c'è questo accordo, tutto il gioco dei paesi intermedi in cui ognuno fa i propri interessi, no? Come ad esempio in Libia, con l'Egitto e i paesi del Golfo che appoggiano il governo di Tobruk, con la Turchia e il Qatar che appoggiano il governo di Tripoli, con tutti questi elementi di tensione sotterranea che si ripercuotono in tutti i paesi dell'area, ebbene, se non abbiamo un fortissimo accordo delle grandi potenze che mettono in ordine, no? Che mettono a disciplina gli altri paesi, noi lì non possiamo avere la pace. E questo, guardate, che è importantissimo, perché determina anche, influisce anche su tutti i fattori della migrazione, su cui vedremo poi l'Europa sta soffrendo in questi momenti. E vi dicevo, la Russia, pur avendo questi elementi di debolezza, è diventato l'arbitro, uno degli arbitri fondamentali della situazione, e lo è anche talmente forte che ha potuto prendere in mano la Crimea con reazioni soltanto verbali da parte degli altri. E cioè, e non è una faccenda da poco, perché è vero che la Crimea era andata sotto l'Ucraina solo
per una decisione amministrativa, ma è sempre stata russa ed è totalmente russa, ma si tratta dell'unico cambiamento radicale di confini che noi abbiamo avuto dopo Yalta, quindi non è una cosa da poco quella che è avvenuto, ma la Russia l'ha potuto fare proprio perché ha questa posizione di arbitro e di forza in tutta l'area. E di fronte a questo non è interessante, quasi freudiano, che non abbia ancora pronunciato la parola Europa. Vi rendete conto, abbiamo parlato del grande potere e non ho parlato d'Europa. Non è un caso, proprio perché di fronte a questi grandi giochi l'Europa svolge un ruolo passivo. Ecco, ma prima di esaminare questo voglio parlare di un fatto nuovo, che è fatto nuovo perché incide sulla politica fortemente, sull'economia, che è il terrorismo con territorio. Terrorismo ne abbiamo sempre avuto, era secoli che non si aveva il terrorismo che si fa Stato, cioè che riesce a essere così forte da avere una base territoriale. Perché ricordatevi, lo dobbiamo sempre tenere presente, che nella zona occupata dall'ISIS tra Siria e Iraq c'è un vero e proprio Stato, c'è un governo, riscuotono le tasse, governano sui cittadini e quindi è un fatto che non è recente nella storia, bisogna andare parecchio indietro, bisogna andare appunto ai califati a cui loro si ispirano. E perché ne parlo come uno degli elementi della politica mondiale? Perché da un lato questo dovrebbe essere lo strumento, il motivo perché le grandi potenze trovino un accordo, perché la Cina ha paura degli uiguri, non dimenticate che ha tra i 10 e i 20 milioni di islamici nel suo territorio, la Russia dei caucasici, l'Europa e gli Stati Uniti, anch'essi, come voi sapete, abbiamo il terrore del terrorismo, quindi ci dovrebbe essere un'azione comune. Invece per le tensioni che ho detto prima, questa non c'è, e l'ISIS si sta espandendo. Cioè abbiamo una zona ben delimitata, che è quella che vi ho descritto prima, ma abbiamo una forte zona sostanzialmente controllata dai terroristi a sud della Libia e abbiamo parte del Sinai in cui l'esercito egiziano comanda e non comanda. Quindi potenzialmente, guardate che è un rischio grosso, perché quella zona del Sahel, cioè quella sotto il Sahara, trova a sud un'altra struttura terroristica, che è quella nigeriana Boko Haram, e che si può congiungere con questa. E tutto questo non viene molto descritto dalla stampa europea, però produce danni enormi, no? Ad esempio io sono stato inviato dell'ONU in Sahel per un po' di tempo, adesso dovrei essere in teoria nella commissione per gli interventi sul lago Chad, che si sta prosciugando, no? Che ha intorno un bacino di 30 milioni di persone alla fame, ed è un anno e mezzo che non c'è neanche una riunione. Proprio queste conseguenze del terrorismo nessuno le tiene in considerazione, no? Quindi un vero disastro umano provoca. E quindi quando vi dico che occorrerebbe un'azione comune, lo dico anche perché è una delle cause della trasformazione delle migrazioni verso l'Europa. Cioè l'Europa ha sempre avuto delle migrazioni negli ultimi anni. Prima della crisi economica la Germania ha assorbito vicino a 800.000 persone in un anno solo, e la Spagna, l'Italia e la Francia negli anni della crescita tra i 300 e i 500.000 migranti. Quindi non,
molto più di quelle di oggi, ma erano in qualche modo gestiti, in qualche modo frutto di rapporti controllati. E oggi invece questa migrazione viene da persone che vengono cacciate o da zone di guerra o da zone di fame in un modo incredibile. E questo sarà un problema che durerà a lungo in futuro. Ho avuto recentemente un incontro, ad esempio, col presidente del Niger, che mi diceva con molta semplicità: la nostra popolazione raddoppierà in 18 anni, qui o si fa un grande piano di sviluppo oppure questi vengono da voi. Proprio discorso molto semplice, e è un discorso fortissimo, perché se voi pensate che l'età mediana, cioè tanti sopra, tanti sotto di quell'età, nel Niger è tra i 18, cioè in tutti i paesi del Sahel è tra i 18 e i 19 anni, negli Stati Uniti 38, in Italia 46, la Spagna non è lontana dall'Italia. E 46 anni di età mediana vuol dire che i paesi stanno invecchiando in un modo impressionante. Cioè, se non vi fossero i migranti, la Germania, l'Italia e la Spagna si spopolano, continuando così. Sono i tre paesi con la più bassa natalità d'Europa. La Germania, in una generazione, in poco più di una generazione, oggi ha più di 10 milioni in più della Francia, avrà gli stessi abitanti della Francia, che invece ha un tasso di sviluppo di equilibrio quasi. Ecco, abbiamo quindi queste situazioni. Ora è chiaro che il problema dell'immigrazione diventa da un lato un dramma, dall'altro lato una necessità, e la gestione di questo diventa una delle priorità assolute che è l'Europa di fronte. Allora vediamo a questa Europa che proprio viene divisa da questi ultimi problemi. L'Europa ha avuto fino a 10 anni fa un forte slancio, passo per passo ha costruito prima il mercato comune, poi la libera circolazione, poi tutta una serie di politiche di ricerca, insomma ha fatto, e poi è arrivato da 6 paesi a 9, a 12, e poi è arrivato a 28 paesi come siamo adesso, e quindi ha costruito tutta una sua struttura di progresso, ma negli ultimi anni si è come impaurita ed è profondamente cambiata di natura. Cioè questi impulsi nuovi, questi problemi, prima delle migrazioni e del populismo che ha reagito di fronte ai fenomeni migratori, in secondo luogo la crisi economica, è profondamente cambiata dentro se stesso. E l'Europa che 12 anni fa definivo come una unione di minoranze, in modo che tutti i paesi avevano in qualche modo, non dico lo stesso potere, ma tutto sommato vi erano degli equilibri, soprattutto c'era un certo equilibrio fra la Germania, la Francia e la Gran Bretagna. Io, nella mia esperienza, io sono stato Presidente della Commissione Europea dal 99 al 2005, andai a Bruxelles convinto di essere sotto una burocrazia franco-tedesca, e nettamente i leader erano britannici, perché la burocrazia di altissimo livello, e poi perché mentre spagnoli, italiani o francesi, dopo 2 giorni sapevo subito se erano democristiani o socialisti, io tuttora con i miei collaboratori inglesi non so ancora se erano laburisti o conservatori, erano i servi di Sua Maestà, no? Allora voi capite che... Bene, con questo discorso faremo un referendum, hanno totalmente rovinato il loro potere, perché nessuno dei paesi che prima si equilibravano, la Svezia, i paesi baltici, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, che prima si equilibravano fra Germania e Gran Bretagna, per la debolezza francese e per la scelta britannica, hanno un solo ombrello, quello tedesco. E quindi, adagio adagio, anzi in fretta, l'Europa è profondamente cambiata. E ora abbiamo un'Europa germanica. Ripeto, per virtù
per nostri errori e per virtù tedesca, intendiamoci, no? Non c'è nulla di, anzi, non c'è nulla di antitedesco. Io sono professore di economia industriale e il sistema industriale tedesco va proprio bene rispetto agli altri, quindi, però di fatto non è più un'unione di minoranze, ma è un'unione che ha una sola leadership ed è un problema perché il leader in questi casi deve rendersi conto dei problemi di tutti. Ed è questo il vero problema. Io ripeto sempre, quando gli Stati Uniti dopo la guerra hanno fatto il piano Marshall, non lo hanno fatto per la carità cristiana, lo hanno fatto perché volevano avere un gruppo di alleati forti da poter in qualche modo essere aiutati a governare il mondo. Ecco allora, e qui termino, il grande problema che dobbiamo bilanciare l'Europa e renderla di nuovo un'unione di minoranze. Qui però c'è il discorso dell'Europa del Sud, su cui non mi sono potuto soffermare, eventualmente lo facciamo nella discussione, che con l'allargamento e così via è diventata sempre più periferica e non c'è l'accordo fra Italia, Spagna e Francia, che è l'unico che potrebbe riequilibrare in qualche modo, ma non, ripeto, per fare la politica antitedesca, perché abbiamo interessi diversi. Perché l'austerità, quando abbiamo il 20% di disoccupazione, è meglio che la faccia qualcun altro, ecco, perché ci sono, ripeto, obiettivi politici, ma che si presentano sul tavolo solo se si ha la forza e la coesione di poterlo fare. Ecco allora quello che è il grande problema del futuro politico, riequilibrare da un lato l'Europa in modo che si abbia una disciplina che deve esserci, ma sia sentita da tutti, e che si possa riprendere quel cammino che noi, di cui abbiamo il diritto. Perché guardate, termino davvero, guardate che come blocco economico siamo fortissimi ancora, siamo industria primi nel mondo, esportazione prima nel mondo, prodotto lordo europeo stesso livello di quello americano, quindi potremmo, eppure non contiamo nel mondo perché non siamo uniti. Noi non possiamo continuare a fare un'Europa a metà, o questa si scioglie oppure dobbiamo fare un passo in avanti. Ecco, questa è veramente la sfida che noi abbiamo di fronte e che prima o poi dobbiamo affrontare, perché, ripeto, fra poco siamo con le spalle al muro, o ci decidiamo ad andare in avanti oppure veramente quando viene messa in pericolo la stessa circolazione delle persone, è difficile chiamarla una unione o una comunità. Ecco, cioè il giorno in cui io dovessi avere il passaporto per venire a Barcellona, allora in quel giorno io dico che l'Europa è finita. Grazie. Presidente Prodi, gracias. Y ahora ya saben que tienen la oportunidad de hablar con nuestro ponente. Ya saben, pues como aquí, levantan la mano y una de nuestras azafatas les acercará un micrófono. Por favor, o pónganse de pie para que los pueda ver, digan su nombre y si quieren también la empresa de la cual vienen. Good morning, thank you very much, Professor. Has been a real pleasure to listen your exposition. Has been very inspiring. So I would like us to take advantage of being the first. Oh, sorry, I'm Carlos Buesa from Horizon Genomics, a biotechnological company based here in Cornellat in Barcelona. I just wanted to take advantage of being the first to address you three questions, three different questions. Three, yes, for the price of one. So I was having the chance to be in September in New York listening to Professor Henry Kissinger, who said at that moment that the tide of refugees in Germany would be a real challenging for the future of the European Union. And I thought, I still remember myself thinking at that moment that he was probably overreacting. So today, President Hollande was making a statement that was a real challenge for the future of the European Union. So I would like to know your candid opinion
if this is going to be a challenge that will eventually put in danger the European Union. My second question is about the Unione of Minoranza that you were displaying very, very nicely. Nowadays, there are already investment banks making scenarios of the Brexit. If this happens, do you think that we go definitely for a Germanic Europe? And which are the consequences? And the third one, we are living a very difficult situation in Spain now, a very complex situation in political terms. And Felipe González was saying to the media a very clear statement that we were living an Italian situation without Italians. So probably referring to the mancanza of finezza, the finezza of the Spanish politicians. What would be your guess about the situation in Spain? Thank you very much. In italiano. Parto dall'ultima domanda, no? È vero, io potrei tenere un corso universitario della teoria delle coalizioni, perché nell'ultimo mio governo avevo 13 partiti, quindi voi siete dei bambini ancora, insomma. Ma, ed è, guardate, proprio ve lo posso dire con molto, col cuore, fate presto a fare un governo, perché la grandezza della Spagna, il salto in avanti che ha fatto, è stato principalmente per la sua stabilità. E quindi o si fa una coalizione subito, con un programma preciso e un leader, perché una coalizione deve avere un leader riconosciuto, oppure andate a nuove elezioni, perché se cominciate a lanciare il messaggio di instabilità, la Spagna non è più la Spagna. Questo è quello che io vi dico, proprio perché è vero che noi abbiamo la flessibilità, abbiamo avuto, però è un problema difficile. Io dicevo ieri un aneddoto che ve lo fa capire, no? Quando andai al governo nel 96, dopo aver vinto le elezioni, bene, in una battaglia difficile, vado in visita ufficiale in Germania col cancelliere Kohl. E ne è nata un'amicizia immediata che dura ancora, anche se la sua salute adesso è debole. Dopo 3 ore di bella conversazione, mi accompagna all'elicottero che era nel cortile della cancelleria e mi dice: Romano, è stato proprio un bel incontro, chi viene la prossima volta? Poi ci sono andato per 2 anni e mezzo, ma ricordatevi, io ve lo dico con tristezza, ma ricordatevi che queste cose i paesi li pagano. Quindi quello che vi dico è: fate quello che volete, o una coalizione subito, o elezioni, ma la Spagna ha avuto questo magnifico risultato politico che ha recuperato in poco più di una generazione cose immense, perché voi non avete l'idea di quello che avete fatto. Ecco, per favore, basta. Ecco. Secondo, rifugiati in Germania. Kissinger ha ragione, questo è il, ma non è questione dei rifugiati in Germania, è come gestire tutto questo problema a livello europeo, perché abbiamo quelli che vengono dalla Libia, quelli che vengono dalla Siria, abbiamo bisogno, ad esempio, la cosa che io aspettavo dall'ultimo vertice era una fortissima collaborazione fra i servizi segreti di informazione, fra tutte queste, non è nato ancora niente, no? Avere le guardie di frontiera esterna in comune. Cioè, voglio dire, di fronte a questi problemi o si inizia con un lavoro, e poi naturalmente c'è anche il problema di cambiare Dublino, in cui la regola è che ne risponde il paese in cui arrivano, che evidentemente è una regola un po' strana, perché è chiaro che è una violazione della geografia, no? Ma se non risolviamo questo, ha ragione Kissinger, cioè non possiamo pensare a un'unione che si chiama Unione, che ha dei muri fra paesi della stessa Unione, come cominciamo a avere.
non ha senso, no? E quindi, quindi ha ragione Kissinger, ecco, questa è la grande prova che noi abbiamo di fronte. E ripeto, vedete, la signora Merkel quando ha deciso di aprire improvvisamente non era solo un atto di folle generosità, lo ha pagato politicamente, ma c'era il discorso demografico di cui vi ho fatto prima menzione, no? Disponeva di un'immigrazione, perché voi avete visto, l'avete visto alla televisione, i profughi siriani non erano mica miserabili, erano tutti vestiti piuttosto. Perché? Perché il costo di affrontare questo viaggio verso l'Europa era solo, per, non dico per la borghesia, ma per coloro che avevano i mezzi, e poi una metà di questi, più di metà, hanno un'istruzione superiore. Quindi probabilmente era una mossa di grande intelligenza politica che però politicamente non è passata, proprio per il senso di paura che c'è in tutti i paesi europei, ma dal punto di vista dell'interesse di lungo periodo della Germania, ricordatevi che era un atto di grande intelligenza. Ultima cosa, uscita della Grecia, io penso che la Grecia non esca affatto, si troverà un altro compromesso, per quello che vi dico la situazione di instabilità durerà abbastanza a lungo, si troverà un altro compromesso, perché bisogna arrivare alla soluzione del buon senso. Quel debito la Grecia non lo pagherà mai. Quindi, voglio dire, diceva mia madre, da un cattivo debitore si prende quello che ti danno. No. È un proverbio serio. E occorre quindi stabilire la solidarietà e la disciplina perché questo non avvenga più. Anche perché vi devo confessare che la Grecia ha imbrogliato. Ma imbrogliato perché l'hanno lasciata imbrogliare i tedeschi e i francesi sotto la presidenza italiana. Io ero Presidente della Commissione europea quando portai il problema della sorveglianza dei bilanci. Mi fu detto dal primo ministro tedesco, taci, quello francese anche, quello italiano anche, taci, perché questo è compito degli stati sovrani. Non hanno voluto che nemmeno la Corte dei Conti controllasse i bilanci nazionali e i greci hanno imbrogliato senza controllo, hanno un po' esagerato, ecco, ma gli è lasciato stato libero questo. E l'altro problema che voglio dire a proposito, sono un po' lungo questa risposta ma è importantissima, il dramma è che nel nostro sistema economico, nel nostro sistema politico adesso, noi abbiamo ovviamente elezioni di continuo, no? Locali, europee, regionali, nazionali, eccetera. Ma, e questo è parte della democrazia, no? Ma mentre un tempo c'era distinzione nell'importanza politica di queste elezioni, oggi con le indagini demoscopiche anche le elezioni di una città o di un paese diventano di importanza nazionale e mettono a rischio il governo. Quindi noi stiamo continuamente accorciando i nostri orizzonti politici mentre i problemi sono sempre più a lungo. Lo dico perché il caso greco, quando è scoppiato, con 30 miliardi di euro lo mettevamo a posto. C'erano le elezioni tre mesi dopo nella Renania-Vestfalia, era impopolare in Germania. Le decisioni sono state prese solo la notte dopo l'elezione e i 30 miliardi erano diventati 300. Ecco, questo dobbiamo mettercelo in mente con molta chiarezza, cosa vuol dire la disunione. Per quello che io dico, o andiamo avanti o andiamo indietro. Pues segunda pregunta, no hace falta que sea en inglés, puede ser en castellano. ¿Alguna otra pregunta? Aquí delante. Lo mismo, póngase de pie mejor, gracias. Bona tarda, soc Jordi Manuel, agent de la propietat immobiliària.
Senyor Prodi, moltes gràcies per estar aquí. Estic encantat d'haver dinat amb vostè. Ens ha repassat, ens ha fet un repàs important de tot el món. Ens ha dit també coses molt importants, com que la Unió Europea realment no està unida. Potser sigui el motiu que hi ha moltes nacions, que hi ha molts idiomes, potser sigui el motiu que venim tots de llocs diferents, que estem bastant separats. Per tant, ens ha parlat una mica de tot, però potser li demanaria a veure si ens pot explicar una mica com veu Europa el procés català, el procés de la independència a Catalunya, si el veuen amb confiança, si un estat més que es pot convertir en un grapat d'estats més ajudarà a que tot funcioni millor o com més gent cada cop pitjor. És a dir, si el seu discurs està que perilla Europa, com és que no actuen d'una forma més enèrgica, com és que el seu missatge no és un missatge més clar? Moltes gràcies. Recogliamo più domande o rispondo? Rispondo qua. No, prima di tutto le dico con molta sincerità che non voglio e non ho il diritto di entrare nei problemi rapporti Barcellona-Madrid. Le aggiungo però che questi problemi vengono risolti molto più facilmente in un ambito europeo che dà una sicurezza generale che non in una situazione nazionale chiusa. Io le do un esempio che ho fatto anche ai giornalisti pochi minuti prima della colazione. Quando abbiamo avuto molti anni fa il caso dell'Alto Adige, una minoranza di lingua tedesca in Italia, c'è stato terrorismo, ci sono stati morti, ci sono stati problemi molto duri. Quando è entrata l'Austria nell'Unione Europea e il discorso è diventato molto più ampio, si sono trovati quei margini di autonomia e di elasticità politica che hanno permesso degli accordi che oltre 30 anni che vanno avanti bene e con soddisfazione reciproca, no? Tanto è vero che il cancelliere austriaco, ridendo qualche anno fa, mi ha detto: Romano, dammi la cittadinanza di Bolzano, perché io vorrei avere una vecchiaia felice, ricca, non ho mai visto una città così ricca in vita mia. Dico, vabbè, farò il possibile, insomma. No, perché, voglio dire, è stata un'autonomia che è costata, insomma, no? Però che ha smorzato questi problemi nel modo serio, nel modo credibile delle cose, ecco. Io credo, ho fatto questo esempio, perché secondo me ogni paese deve trovare lui questi compromessi. Io ritengo che l'Europa li renda molto più facili e molto più possibili che non la mancanza di Europa, perché c'è dà più sicurezza nei cambiamenti, no? Cioè offre come una specie di piattaforma in cui si può danzare con più libertà. Ecco, questo è quello che io penso. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Ninguna más? Pues muchísimas gracias, presidente Prodi, por acompañarnos. Un aplauso, por favor, para nuestro invitado. Sin duda, para nosotros es un placer haber contado con esta conferencia. Y ahora, antes de despedirnos, por favor, un minuto de atención, porque encontrarán en sus mesas este flyer. ¿Verdad que lo tienen? ¿Lo tienen todos? El próximo 24 de febrero a las 6:30, también aquí en el auditorio, el Cornellà Creació Forum y el Centro de Empresas de Procornellà organizamos un acto conjunto para hablar del e-commerce, de las ventajas del comercio electrónico y digital. Es muy importante que tengan en cuenta esta opción, porque en esta ponencia, en esta masterclass, podrán disfrutar y también desgranar las ventajas que tiene salir a Internet. Es una actividad totalmente gratuita, pero es muy importante que se apunten, que se inscriban,
para poder tener el recuento de las personas que participan. Importante, ya les digo, es importante que tengan en cuenta esta cita el próximo 24 de febrero en el auditorio a partir de las 6:30, en este caso con Pablo Foncillas. Pablo Foncillas es la experta en innovació empresarial i màrqueting i també MBA de l'IES Business School. És una cita important que ens agradaria que poguessin compartir amb nosaltres. I també és important que tinguin en compte que durant el cafè els hi han donat una caixeta petita blanca on hi ha un pendrive on poden veure l'estrella, l'insígnia del Cornellà Creació. És un